Black Panther, Wakanda Forever! T'Challa sta a morì. Shuri cerca in ogni modo di riprodurre l'erba a forma di cuore per dargli la forza necessaria a superare la malattia. Ma purtroppo non riesce a fare il miracolo. Black Panther è morto. E dai raga! Ballamo, cantamo, sonami bonghi! Un attimo di serietà per Chadwick. Le donne portano la bara. Shuri si lascia andare ad un pianto disperato. Gli alieni arrivano e seguono la cassa. Scusate raga, ma sta scena è troppo comica. Perché l'hanno dovuta portare via così? Un attimo di tristezza per Chadwick. Passa un anno. All'ONU tornano i wakandiani, capitanati da Mamma Ramonda, che risponde duramente alle richieste dei vari stati sulla concessione del vibranium. Loro, soprattutto il ministro francese, teme l'utilizzo di questo materiale per creare armi di distruzione di massa, sebbene proprio i militari francesi hanno provato, pochi giorni fa, a derubare i wakandiani. Tra l'altro non tenendo conto che le pelatine sono dei soldati imbattibili che non si fanno fregata a nessuno, figurate da due fucili e merda. E a riprova delle loro parole, eccoti qua i soldatini che hanno provato l'assalto. E ma che dici, eh? Merde! Ancora una volta dimostrano di essere migliori. E soprattutto che non devono fottere con Mamma Africa. Wakanda Forever! Ma andiamo un attimo in mezzo al mar. Gli scienziati della CIA in cerca di depositi di vibranium utilizzano una nuova tecnologia per identificarli. Ma scoprono ben presto che è difficile da estrarre. Serve almeno un piccone livello 10. In ogni caso, la presenza di questi giacimenti al di fuori del Wakanda darebbe una possibilità al resto delle nazioni di creare a loro volta degli armamenti sgargiulli. Se non fosse che a difesa di questo giacimento trovano gli Avatar, che seppur si ritrovano in questa versione più bassa e umanizzata, so comunque un botto forti e precisi. Ma essendo abituati a vivere nell'acqua, devono per forza usare ste mascherine quando stanno di fuori. Ecco, sti Maya sgargiulli ammazzano tutti, prima con il loro canto ASMR e poi dopo a lanciate. E proprio grazie alla loro anonimità, anche perché chi cazzo ha mai visti questi, secondo la CIA questo attacco, forse un po' eccessivo, va attribuito ai wakandiani. Wakanda Forever! Intanto Ramonda torna a casa. Bello, comodo. Shuri, che continua a vestirsi con le garze, lavora a nuove armature per le pelatine, ma non su quello di cui tutti hanno bisogno. L'erba a forma di cuore, senza la quale non si può avere un nuovo Black Panther a difesa del loro popolo. La regina Ramonda, dopo un anno dalla scomparsa di T'Challa, crede che sia l'ora per lei di accettare la sua morte e di andare avanti con la sua vita, sicché la porta in un luogo tranquillo per bruciare le vesti funebri che rappresentano appunto la fine del periodo di... Senti, ma che devi cambiare la gomma? Siete rimaste a piedi? C'hai il triangolo sotto mano? È possibile che non c'hai un vestito decente? Vabbè. Shuri è tormentata dalla morte del fratello. Si ritiene responsabile di non essere stata in grado di ricreare la pianta magica e non riesce ad accettare la sua scomparsa. Quindi rifiuta di dargli l'ultimo saluto. Ma dall'acqua arriva un elfo messicano con le alette alle caviglie. E che vuoi di più? A me personalmente basterebbe vedere qualcosa. Ma chi è quest'uomo buffo? Lui è Kukulkan. Ed è qui per dare una possibilità ai wakandiani di essere utili una volta tanto. Dato che volendo, lui e il suo popolo potrebbero spazzarli via in un secondo. Quindi è bene dimostrarsi degni della loro alleanza se non vogliono fare una brutta fine. Ma cosa chiede Kukulkan? Richiede loro di trovare e consegnargli lo scienziato creatore della macchina di rilevamento del vibranium di cui gli agenti della CIA si erano serviti per attaccare il suo regno. Eh sì, il suo regno, perché lui è il re di Talokan, una città in fondo al mar, in fondo al mar. Anche se a me mi ricorda un po' Rapture the Bioshock, ma vabbè. Ma a questo punto le nostre amiche si servono del buon Ross per rintracciare lo scienziato. Pelatina e Shuri lo vanno a cercare e, sorpresa delle sorprese, si rivela essere una donna. Ah, non vedevo l'ora di vedere un'altra ragazzina. Che palle! Riri Williams e le Wakande, prima di tornare al paese, fanno un salto nel suo covo, ma vengono seguiti dalla CIA, che vogliono chiaramente catturare Shuri e la generalessa sia per l'attacco sulla nave sia in protezione della ragazzina prodigio. E questa c'ha un'armatura di Iron Man. Bello. Ma manco i Power Ranger, cazzo.
Ma almeno questa è ancora una versione accettabile. Poi la versione finale del film, vabbè, ci arriviamo dopo. L'inseguimento finisce con l'arrivo dei messicani blu. Madonna! Che entrata d'effetto, signori! E devo dire che qui vediamo finalmente la miglior coreografia di un combattimento in tutto l'intero MCU. Bravi! O vedi che non servono tutti questi effetti speciali alla cazzo dei cani fatti male, eh? Guarda che bello! Comunque, nonostante la pelatina capa ha ammazzato sti telecani, questi non morono. E grazie a una bomba d'acqua riescono a metterla fuori dai giochi. Da qui, Shuri, per evitare l'esecuzione di sta ragazzina, si consegna ai bluastri per essere portata davanti a Kukan per discutere della faccenda. Okoye, disperata per non aver compiuto la sua azione a difesa di Shuri, torna a casa, dove deve spiegare alla regina madre cos'è successo. Erano immortali, erano fortissimi, ma hanno frascicata! Ce ne vada, cretino! Wakanda Forever! Da qua Ramonda cerca di rintracciare sua figlia tramite il suo bracciale GPS, che però è stato preso dall'agente Ross, che alle spalle della sua ex moglie Val comunica alla regina madre che ha trovato sto bracciale sul ponte in cui Shuri è scomparsa e che farà di tutto per darle una mano dato che gli deve la vita. Vabbè, ma dato che l'agente Ross è assolutamente irrilevante in questo film, c'ha bisogno di qualcuno addestrato a rintracciare persone, ma per davvero però. Quindi se va da Haiti ad assoldare la ragazzetta della buona anima del Challa, Nakia, che si è allontanata dal Wakanda 6 anni fa, ma che comunque, essendo una wakandiana, rispetta la sua regina e accetta il compito. Nel frattempo, Shuri e Riri, tenute nascoste nella grotta dei Frasassi, cercano di mantenere il controllo. Shuri parla con Kukulkan e apprende la sua storia. Impara come il popolo di Namor, tramite una piantina blu magica, si è ritrovato costretto a vivere in acqua, in quanto l'aria per loro era diventata irrespirabile. Ma lui, che è una divinità del suo popolo, può stare sia dentro che fuori dall'acqua, senza aver bisogno dell'aerosol. Anche se comunque c'ha bisogno dell'acqua, se non muore, ma comunque, vabbè. Namor o Kukulkan, chiamandolo come vi pare, insieme a Shuri vanno nelle profondità marine, dove possiamo ammirare Talokan, una città sottomarina piena di fricchiettoni. Non ho capito perché so normali qua sotto e so blu all'esterno, ma vabbè. I due si confrontano. Kukulkan cerca di persuaderla regalandogli un braccialetto. Ti giuro, sorella, è gratis, ti giuro. That is racist. Ma gratis manco per niente, perché tralasciando lo scontro tra il lasciare Riri viva ma nasconderla nel Wakanda ed ucciderla per sicurezza, questo in realtà vuole fare una guerra. Una guerra contro il mondo. Il popolo di Namor e i wakandiani, secondo lui, dovrebbero collaborare per attaccare non si sa chi, per vendicarsi della schiavitù. Ti sei svegliato presto, Kukulka? In ogni caso, Nakia riesce a trovare le ragazze e portarle in salvo. A sto punto Kuku si incazza un pochetto. Fa il segno della Kamehameha. Il suo popolo fa il segno della Kamehameha. E tutti i belli carichi vanno ad annaffiare Wakanda. Namor con ste alette buffe distrugge l'elicottero Aragosta de Shuri, lancia delle bombe d'acqua alla sala del trono e la regina, dopo essere riuscita a salvare la ragazzina, muore annegata. Ora Shuri è la regina. Kukulkan le dà il tempo di seppellire sua madre. La prossima volta tornerà con tutto il suo esercito e se non deciderà di unirsi a lui, spazzerà via il Wakanda. Wakanda forever? Mo, sto sbruffone sicuro di vincere a mani basse gli dà 10 giorni di tempo per riorganizzarsi. 10 giorni in cui Shuri riesce a riprodurre sta benedetta pianta a forma di cuore proprio grazie al bracciale che gli ha dato quel deficiente. Studia i suoi punti deboli, trasferisce metà della popolazione sulle montagne dei Jabari, convince le pelatine ad indossare la sua armatura super tech, aiuta Riri a creare la sua armatura e soprattutto diventa la nuova Black Panther. Sì, mo non voglio fare un discorso di genere, ma con quale credibilità? Ma che cos'è sta roba? Skinny Panther? Cioè, Kukulkan con un mal rovescio gli spacca tutte le ossa. Ma soprattutto non dovrebbe quantomeno sapere combattere? Dove ha imparato a combattere? Vabbè. Wakanda fuori, va! In ogni caso, Rashford prende il suo esercito e va a combattere, proprio in mezzo al mare, contro i talocani. E innanzitutto cercano di stordirli con un cannone sonico, in modo da rendergli difficile la permanenza in acqua. Santi Dio! Santi Dio! Ma come fai a pensare che è uscito bene questo effetto speciale? Ma me lo devi spiegare, me lo devi spiegare.
riescono a pescare sto cristiano dentro la nave aliena. Shuri attiva il demodificatore seccando l'aria e creando uno scompenso al messicano. Ma con un'incredibile potenza che non dovrebbe avere, riesce a sfondare la nave. I due si ritrovano su una spiaggetta e Shuri, con capacità che sfuggono alla mia comprensione, riesce a vincere il combattimento, seppur se prende una lanciata. E a questo punto, dopo avergli fatto un bel Wakanda Forever, procurandogli una bella ustione, potrebbe e dovrebbe solamente ucciderlo, ma lo risparmia. E Kukulkan ritira il suo esercito, che mentre lui si stava a far menare da Skinny Panther, aveva assolutamente sovrastato l'esercito del Wakanda. Raga, per salvarmi le chiappe dobbiamo ritirarci! Ma che cazzo è finale? Vabbè. E niente, riniziano a coltivare le piante. Mosol alleati con quelli di Talokan, Riri se becca la macchina di Toretto, Shuri brucia finalmente le vesti funebri del fratello e Nakia le mostra suo nipote, Black Pantherino, il figlio di T'Challa, nonché colui che dovrebbe prendere il suo posto. Fine! Madonna, 5 ore del film, ma quanto dura? È finito!